Eccoci nuovamente ritrovati, psiche dintorni, stiamo parlando di coppia, amore e desiderio insieme allo psicologo Sandro Tolitano. Prima ci siamo lasciati con l'argomento matrimoni bianchi e perdita del desiderio. Perché avviene questo? Ricordiamo che uno dei compiti che attendono la coppia è quello proprio della riproduzione della specie, per cui normalmente l'eros è indirizzato verso questo compito importantissimo della coppia. Naturalmente sappiamo che l'eros ha poi una accezione così vasta che va al di là del compito della riproduzione della specie. Dentro l'eros poi c'è ben altro. Dentro l'eros c'è forse l'essenza della relazione della coppia. Quindi c'è l'affettività, c'è la tenerezza, c'è la protezione, c'è l'accoglienza, quindi l'eros, il rapporto sessuale nella coppia diventa fondamentale proprio in virtù di questa visione dell'eros. È chiaro che nel momento in cui manca questa visione dell'eros è facile che ci sia il calo del desiderio, perché come spiegavamo il desiderio è legato anche a questa produzione di questa sostanza che noi richiamiamo spesso, che è la dopamina, sostanza che, ripeto, è prodotta dalle nostre cellule nervose, che produce piacere, che produce, quindi, è la benzina del desiderio. È evidente che in un'ottica, così come dicevamo, l'eros viene sempre alimentato, quindi il calo del desiderio è relativo. E se poi mettiamo anche l'idea che il sesso, quindi la relazione sessuale, è anche un gioco, dentro questo gioco ci possono essere tantissime cose che consentono alla coppia di tenere sempre viva la relazione sessuale. Perché non c'è dubbio che tenere viva una relazione sessuale per così tanto tempo con la stessa persona non è semplice. Naturalmente dietro anche la relazione sessuale c'è anche la qualità della relazione nella coppia. E quindi questo conta anche molto. Ma il calo di desiderio normalmente è molto più forte nelle coppie dove la relazione sessuale è avulsa da tutto il resto di quello che abbiamo detto. Se dentro questa relazione sessuale c'è la tenerezza, come dicevo, c'è l'accoglienza, c'è il contenimento dell'altra persona, e allora il calo del desiderio diventa sicuramente minore. E allora, a questo proposito, quali sono le regole principali da seguire per fare in modo che il desiderio, insomma, resti sempre vivo nella coppia? Perché, insomma, anche la quotidianità, anche i problemi che rientrano all'interno di una coppia sono anche, hanno un certo peso specifico poi nella sessualità. E quindi quando i famosi arrivano, tra virgolette, i famosi mal di testa, che magari molto spesso si dicono proprio perché si è stanchi, proprio perché si ha avuto una giornata pesante, come mai l'altra persona lo vive, o specialmente gli uomini, lo vivono come qualcosa di personale, quindi qualcosa di negativo per loro, ecco, il fatto che non si conceda alla propria compagna? Ma questo deriva non tanto dal fatto sessuale in sé, ma deriva dalla qualità della relazione. Perché in una coppia ci deve essere la possibilità che uno dica all'altro in maniera tranquilla, libera: stasera non ho desiderio, non ho voglia. Questo può accadere, perché non è che sia scontato che entrambi provano desiderio allo stesso tempo. Può anche succedere. E una sera uno della coppia ha desiderio, ha voglia di avere un rapporto sessuale, e l'altro no. Il discorso del mal di testa interviene quando di fatto non c'è una comunicazione sana tra i due. Perché se c'è una comunicazione sana in una relazione sana, uno deve essere in grado di dire all'altro: io stasera non ho desiderio. Non mi devo inventare le scuse per non... No. Senza che l'altro si senta ovviamente offeso o si senta respinto. Quindi molto dipende dalla qualità della relazione, che non riguarda solo il sesso, riguarda tutta la relazione. Cioè, quando tra i due, non dimentichiamo che la coppia è inserita in un contesto di comunicazione, la comunicazione, quando la comunicazione è sana, è diretta, allora le cose funzionano. Se invece la comunicazione non è sana, e quindi di conseguenza devo arrivare ad usare uno stratagemma per non dire quello che in quel momento sento e provo, non funziona. Sicuramente quando succede questi episodi del mal di testa o d'altro, vuol dire che qualcosa non funziona nella relazione, non tanto nel rapporto sessuale.
Quindi la coppia è un mix di progettualità, intimità e passione e soprattutto comunicazione. Nel momento in cui questa comunicazione viene meno, si crea un disaccordo che l'altro, il compagno o la compagna, può trovare anche in un altro uomo, un'altra donna. Quindi il fatidico detto io, lui e l'altro esiste? O io, lei e l'altra. Viceversa. Può essere anche così. Ma dicevo prima che il problema del desiderio l'abbiamo legato al fatto della comunicazione. Sì, questo è vero, no? Non dimentichiamo che poi all'interno ci sono tutti i problemi che una coppia ha, quindi anche il peso, anche le condizioni individuali e psicologiche. E si può essere sotto stress e sappiamo che quando si è sotto stress il desiderio sessuale cala, l'interesse per l'altro viene meno. Sicuramente quello che lei diceva è il fatto di lui, lei e l'altro. Quando si creano queste condizioni di incomunicabilità, quindi di calo di desiderio, questa può essere anche una soluzione. Ma qui torniamo al discorso che facciamo dall'inizio. Allora lì viene meno questa dopamina, viene meno questo desiderio, allora lo cerco altrove. Questo sicuramente può essere una delle cause di quando esistono le cosiddette relazioni extraconiugali, ma non solo questo. Le relazioni extraconiugali non sono legate esclusivamente al calo del desiderio o al fatto che l'altra o l'altro non mi piace. No, non sempre è così. Sicuramente quando si creano queste situazioni di incomunicabilità e quindi piano piano questo desiderio che scema, ecco, all'improvviso compare un'altra persona che ti produce emozione, che ti produce eccitazione, ti produce dopamina, e questo allora può portare anche a una scelta di vivere una relazione extraconiugale. Infatti, è una relazione extraconiugale che si inserisce in un'altra pia illusione, perché, ecco, non vorrei, come dire, distruggere l'idea degli amanti, ma gli amanti vivono in un'eterna illusione e vogliono riprodurre una cosa che poi di fatto non esiste. Ecco, come mai si tende a scegliere, molte volte tanti uomini tendono a scegliere compagne sempre più giovani o molte donne compagni sempre più in là con l'età? Cos'è che scatta realmente in questa recidività, diciamo, di voler assolutamente ritrovare una persona più giovane di se stessi accanto, di volere questo? Sì, però potremmo, come dire, così velocemente dire che nell'uomo insiste un aspetto narcisistico, nel senso il fatto di cercare le donne giovani per, ecco, un aspetto narcisistico di riproporre la propria virilità, la propria giovinezza che via via se ne va, insomma. E devo dire che questo comporta il fatto di non vivere bene la propria condizione di età. Perché ogni età ha le sue cose interessanti. Se una donna invece, una donna con un invece più giovane. In genere sì, succede anche che le donne cercano più giovani, però normalmente vengono attratte da uomini più grandi, ma questo per un fatto di protezione, viene vissuto come la persona esperta, la persona che ti può proteggere, quindi scattano altri meccanismi, diciamo, meno narcisistici. Nel caso delle donne che scelgono anche giovani o giovanissimi, beh, vige anche questa stessa cosa dell'uomo, di voler perpetrare la propria giovinezza che non si vuole abbandonare. Ma insomma. Molto spesso il tradimento può apportare degli effetti benefici al rapporto, riscegliere nuovamente la compagna di prima. Sì, ma succede abbastanza, anche più di quanto si possa immaginare. A volte i rapporti extraconiugali brevi possono produrre invece, perché a quel punto scatta il meccanismo opposto. Perché in quel momento non ho la mia compagna di coppia, eccetera, e quindi averla diventa come una cosa nuova, e quindi scatta il meccanismo dell'emozione, dell'eccitazione, di questa famosa dopamina. Quindi si può verificare anche questo, cioè nel senso che... Però ci sono persone che non riescono dopo un tradimento a vedere l'altra persona come prima, nel senso che è come se ci fosse sempre un rinfacciare continuo, insomma, non riescono a superare, ecco, questa fase. Lei cosa consiglia di fare, o comunque come comportarsi? No, diciamo che non consiglio, perché non è che ci sia molto da consigliare. Quello che invece è interessante è cominciare invece a riflettere
su quello che accade, no? Non c'è dubbio che il tradimento per chi lo subisce è una ferita molto, molto forte, no? Sicuramente ci si sente traditi, si perde la fiducia, quindi ricostruire una relazione dopo un tradimento è una cosa difficile, faticosa, ma è anche lunga, quindi non è semplice ripristinare un rapporto poi basato sulla fiducia. Quindi su questo, insomma, ricomporre dopo un tradimento non è facile. Un'altra considerazione mi viene da fare è questa, perché è chiaro che è più difficile per coloro, come dicevamo prima, se l'altro diventa sostitutivo del mio io, se l'altro diventa, come dire, il pilastro su cui io sto poggiando tutta la mia vita, diventa molto più difficile che avvenga il risanamento di queste ferite e il perdono. Se invece la coppia ha vissuto un rapporto dove si costruisce quella dinamica che avevamo detto prima, no? Di separatezza, comunque due persone che hanno ciascuno una propria individualità, eccetera, sicuramente il lavoro è meno faticoso. Ma non c'è dubbio alcuno che quando in una coppia si scopre il tradimento, il dolore è molto forte, la ferita non è, almeno che all'interno di una coppia poi non si scelga il tipo di vita dove questo è anche previsto. Questo è possibile il perdono, allora? Assolutamente sì, però dobbiamo anche dire che non è semplice ed è faticoso, sicuramente, perché richiede anche un lavoro su se stesso, cioè non è un no. Perché la persona che subisce il tradimento dovrebbe anche poi riflettere su se stessa, sulle dinamiche che scattano in questi casi, no? È fondamentale che ci sia un periodo di fermo per riassettare i propri pensieri e si trova questa persona anche a comprendere ciò che realmente vuole e magari capire che l'altro non era la persona giusta, tra virgolette, e ci si apre al nuovo. Ma alcune volte succede questo, ma noi non dimentichiamo questo aspetto del tradimento, ricostruire il rapporto, no? È un lavoro che va fatto, ma va paragonato a tutti come altri traumi. Cioè il tradimento, quando viene scoperto, è un trauma per chi lo subisce, a volte anche per chi lo fa. Essendo un trauma, come tutti i traumi nella nostra vita, sì, hanno bisogno di un'elaborazione, hanno bisogno e si fa fatica a superarlo, perché inizialmente lo si percepisce come una perdita. Lo si concepisce come un rifiuto, quindi c'è anche un ritorno verso se stesso, nel senso che succede, molte donne provano, ad esempio, quando scoprono questa cosa, mettono in discussione se stesse. È un'elaborazione di un lutto. Esattamente, sì. Cioè, voglio dire, quando noi parliamo di perdono dopo un tradimento, stiamo parlando della elaborazione, dell'accettazione, del superamento di un trauma. Quindi va inserito nel contesto psicodinamico di un trauma, cioè quindi non è facile, l'indomani tutto è finito, tutto è passato. Ricostruire a volte può anche succedere che diventa stranamente positivo, perché magari si ricostruisce su un altro piano, su un'altra base il rapporto. Quindi, ma nella maggior parte dei casi è un po' molto difficile. Qualche volta vengono in terapia, qualcuno arriva in terapia. Ecco, l'argomento abbandono e tradimento è sicuramente uno dei traumi che sia che una donna e un uomo può vivere, che poi conseguentemente lo porta a elaborare anche il suo vissuto, la sua personalità, in quanto cambiamo ogni giorno e sicuramente cambieremo i nostri piaceri o anche il modo di vedere la vita. Certo. Ma io qui farei riferimento a un'altra cosa che mi pare interessante da porre in questa discussione. Molto dipende dalla nostra conformazione, dalla nostra personalità. Noi sappiamo, ad esempio, ci sono degli studi, specificatamente di Bowlby, un collega americano, che ha fatto degli studi sui primi mesi, i primi anni di vita, dove secondo lui la relazione con i partner da adulti dipendono molto dai primi mesi e dai primi anni di vita.
Lui l'ha fatto addirittura non come ricerca teorica, ma addirittura come ricerca pratica. Ha seguito 20 bambini nati, appena nati, fino a 20 anni. Ha avuto modo di vedere queste differenze. Il bambino che cresce i primi mesi, i primi giorni, i primi mesi di vita, in un clima di accettazione, quindi si sente protetto, accettato, amato, da adulto sarà una persona che vivrà la relazione con il partner in maniera sana, non sarà geloso, non sarà possessivo, no. E vive la relazione sana, nel senso io posso vivere con te, ma posso anche vivere senza di te. Quando invece, lui ha notato, cioè ha sottolineato questo, quando invece i bambini vivono una situazione di poca affettività, poca protezione, allora vivono queste, come noi li chiamiamo, attività fantasmatiche di abbandono. Quindi che cosa farà questo bambino da adulto? Nell'altro o nell'altra cerca sempre conferma. Ma mi vuoi bene? Ma quanto mi vuoi bene? E quindi il rapporto non lo vive nella maniera sana, come abbiamo detto, ma lo vive in una condizione quasi di simbiosi. Quindi l'insicurezza, quindi l'abbandono, il trauma, il tradimento assume valore e assume, diciamo, maggiore pesantezza rispetto alla personalità di chi subisce il tradimento. Quindi questo dipende molto dai genitori, diciamo, come si comportano dai figli, con i figli magari, ecco, possono decidere anche il loro futuro affettivo, tra virgolette. Sì, ma non è sempre così, perché io so che magari tante persone che hanno visto genitori in lite continuamente, o magari genitori con tanti divergenze pesanti anche, magari ricercano una tranquillità in una eventuale partner. Magari non è sempre così, però succede. Ma è impensabile non credere che i genitori siano fondamentali nella crescita di un individuo. Bettelheim diceva: datemi 10 anni e io vi consegno un uomo, nel senso che i primi anni di vita sono fondamentali per il resto della vita. Quindi i genitori, che sono delle figure a cui noi facciamo riferimento, sono i modelli a cui noi ci ispiriamo. Attenzione, noi non abbiamo toccato un aspetto molto interessante del fatto che noi, quando costruiamo un rapporto di coppia, noi proiettiamo il rapporto di coppia che abbiamo vissuto dai genitori, la proiezione del rapporto di coppia che abbiamo introiettato, perché noi, il primo riferimento di coppia qual è? Quello dei genitori. Quindi apportiamo sia gli aspetti positivi che negativi. Quindi è impensabile non credere, appunto, che i genitori, certo che sono fondamentali nella crescita di una personalità, ma questo vale per tutte le cose, quindi anche in questo caso. Quindi anche magari dal punto di vista della possessività, della gelosia, come mai scatta in alcuni individui una possessività tale da voler ridurre quasi a sé il proprio partner, diciamo, a privarlo proprio letteralmente della propria libertà? Ma l'abbiamo un po' detto prima, quando noi diciamo che culturalmente spesso sentiamo dire, ad esempio, la gelosia è un sintomo d'amore, no? Dice non troppa, dice un poco, eccetera. Noi sappiamo invece che la gelosia non è per niente un sintomo d'amore. Credo che il più grande sintomo d'amore è riconoscere la libertà all'altro, di stare o no in un rapporto. Io amo una persona fin tanto che gli consento di stare liberamente nel rapporto con me. Quindi gli do la possibilità anche di andare via. Questo deve essere la posizione assoluta. In una coppia deve essere questa, che va a stridere contro l'altra cultura, quella che è dominante nel nostro ambiente, che è quella di finché morte non vi separi. Nella formula quando del matrimonio, cioè finché morte non vi separi, per sempre. Allora, io credo invece che l'atteggiamento sano sia quello di dire che questo è il gesto amore. La gelosia, anche piccola, anche poco, non è per niente un sintomo d'amore. La gelosia è una forma, diciamo, patologica o semipatologica in una relazione umana, perché la gelosia presuppone il possesso. In una relazione umana non può esistere il possesso. Uno scrittore, Milan Kundera, parlava dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Quindi la leggerezza fugge, la pesantezza rincorre. Si trova un certo equilibrio, si può trovarlo? Certo, no, si può, si deve. Come pensare, come dire, utopisticamente che ci sia sempre la leggerezza? Ovviamente no, non ci sta.
La pesantezza esiste nella realtà delle cose, certo che si può trovare una mediazione, ma tutto questo dipende anche da noi. Dipende da noi come vediamo e come affrontiamo le cose, le relazioni, i problemi della vita. Quindi la pesantezza può essere intesa anche con un'alta dose di insicurezza, cioè le paure che il partner ha riversa sull'altro, sulla compagna, sul compagno con la successiva fuga. Sì, ma la pesantezza ha vari aspetti, no? La pesantezza può essere anche la comunicazione che non funziona, no? La pesantezza è appunto trasmettere nel rapporto la mia ansia, le mie paure, le mie preoccupazioni, eccetera. Quindi sicuramente ci sono una serie di elementi che rendono pesante. Ma la vita di coppia è proprio un gioco in questo senso, dove è un gioco tra pesantezza e leggerezza, dove bisogna trovare queste modalità, ma è lì conta molto anche la qualità delle relazioni tra i due. Perché se l'altro mi presenta ansia, mi presenta paura, io devo cercare di sostenerla, di aiutarla. Non di ritirarmi o di sentirmi gravato dal peso dell'altro. Ecco, parliamo adesso, prendiamo spunto magari da questo libro che lei ha portato e facciamo vedere, di Massimo Recalcati, Non è più come prima. Che significa, cosa dà lui, l'autore, peso in questo libro, diciamo, all'interno della coppia? Cosa si riferisce quando dice Leggerei due righe per fare capire il senso di questo libro. Questo libro, che non è più come prima, è, dicevamo, di Massimo Recalcati, ha come sottotitolo Elogio del perdono nella vita amorosa, un po' il discorso che abbiamo fatto. Ma lui esordisce con qualche riga che mi... Cerco di trovare. E dice esattamente così. Dice: l'amore è una trappola, un inganno, un'illusione destinata a sciogliersi come la neve al sole, l'effetto di un sonno della ragione, di una impostura, di un trucco neoendocrino. Ogni amore conosce la sua agonia prima o poi, rivelando la sua natura di artificio. Il tempo ne corrode la passione, decretandone la fine, declassandolo ad una amministrazione di beni e servizi. O come dico io ogni tanto, dico comunicazione di servizio. Una visione pessimistica, diciamo. No, ma lui apre il libro così, proprio per fare capire quello che stiamo cercando, diciamo che un po' il nostro filo conduttore di oggi, è quello di fare capire che la vita di coppia non è un paradiso, come diciamo, non è un'esaltazione romantica sempre. Stiamo cercando di fare capire invece che la vita di coppia è un impegno dove richiede responsabilità, richiede maturità, perché in un rapporto di coppia c'è anche l'elemento della rinuncia. Solo una persona matura e equilibrata riesce a rinunciare. Quindi bisogna abbandonare anche l'aspetto egoistico dell'altro. Assolutamente. Un eterno compromesso. Sì, si abbandona, io cedo una parte del mio ego, è così, cioè si abbandona la parte egoistica. Se io decido che siamo noi, allora vuol dire che io cedo una mia parte, l'altro cede una sua parte. Questo è in dubbio. Quindi, molte persone tendono a scappare davanti a dei problemi all'interno della coppia, proprio perché non hanno maturità o perché non riescono a sostenere un'evoluzione di se stessi e quindi riscontrarla all'interno della coppia. C'è un problema di maturità, perché ci sono persone che non sono sufficientemente mature da sopportare frustrazioni che la vita di coppia comporta, di quando bisogna prendersi veramente il peso. Questo è vero. L'altro sì, è la fuga, ma la fuga di fronte ai problemi della coppia derivano proprio da questo, all'incapacità di sopportare il peso, ma dipende dall'equilibrio di una persona. E soprattutto dipendono dalla consapevolezza quando uno inizia un rapporto di coppia. Perché noi questo non l'abbiamo detto, ma uno degli elementi perché noi ci ritroviamo con moltissime coppie che non funzionano, con numerosissimi casi di separazione, con numerosissimi casi di problemi di ogni genere. Perché, e in questo senso poi dirò cosa dovremmo fare, perché non c'è consapevolezza di quello che è il rapporto di coppia. Ecco perché a me è molto piaciuto l'inizio del libro di Recalcati, non perché
sono pessimista io o perché è pessimista Massimo Recalcati, ma proprio perché ci pone subito davanti a quella che è la reale condizione della vita di coppia. Allora, se noi siamo consapevoli di ciò che andiamo incontro, è probabile che sopporteremo molto meglio tutte quelle che sono le problematiche del ciclo vitale della coppia. Quindi, dicevo, il da farsi è proprio quello che cerchiamo di fare con i nostri servizi, è quello di lavorare con i ragazzi giovani, con gli adolescenti, per fargli capire effettivamente cos'è un rapporto di coppia. C'è un passo del libro che dice: l'amore esiste e l'amore insiste. È sempre giusto o no? Il fatto che insiste, sicuramente, l'amore insiste sempre. L'amore è costante, non esiste, non ha... Che poi l'amore abbia anche sfaccettature terribili, questo lo sappiamo, però la vita è amore. In tutti i suoi aspetti, anche quelli violenti, anche quelli no. Certo, è sempre una forma di... Quindi amore. Indubbiamente l'amore esiste ed insiste, certo, ma noi non riusciamo a vivere senza amore. Siamo nati per amare. E bisogna anche prendersi le responsabilità, e ritorniamo anche al discorso che è fondamentale avere un momento di solitudine di se stessi, quindi scegliere ogni giorno l'altro, il proprio compagno. Magari ci si accorge anche che la persona che abbiamo accanto non ci piace più, ma questo esula dal desiderio, dalla passione, ma perché fondamentalmente siamo cambiati noi. Quando dicevo prima che noi siamo un po' prigionieri dell'idea per sempre, no? Cosa intendo dire? Intendo dire che quando due persone parlano, una coppia parte per questo viaggio, viene uno così, e abbiamo detto che lungo questo viaggio si cresce a volte anche in maniera differente. Voi immaginate una coppia che si conosce già 25 anni. 25 anni si è ancora molto giovane, poi quando si arriva a 40 si è altro. In tutti questi anni le due persone crescono, non sempre crescono allo stesso modo, e non sempre ci si scopre che si è adatti a vivere insieme o cose. Questo è normale. In questo senso andrebbe anche, ecco, il lavoro da fare sarebbe anche quello di introdurre una cultura della separazione, che non è l'invito a separarsi o la separazione facile, ma l'invito alla cultura della separazione, perché bisogna comprendere che in questo viaggio qualche volta, e come dicevo prima, ognun componente della coppia deve essere libero di andare lì. Quindi di scegliersi giorno dopo giorno. Quindi il per sempre non esiste. Non dare scontato. Non dare per scontato che io sto insieme a un'altra persona. Io mi ricordo una cosa che mi è successa in una seduta di terapia, quando di coppia, dove ho chiesto al marito, ho detto: scusi, ma lei da quanto tempo non dice a sua moglie che le vuole bene? Ha guardato, forse 12 anni. E come si fa? Cioè, poi si è fermato, mi ha detto, dice, ma lei lo sa? Ah, un conto che lo sa, un conto sentirselo dire. Quindi quelle piccole attenzioni, ad esempio ricordare gli anniversari, quelle piccolezze, i dettagli sono fondamentali. Sì, ma vede, ogni coppia sceglie il proprio modo. Ci sono coppie che gli anniversari ci tengono, altre coppie non ci tengono. Questo è estremamente relativo, no. Però posso presentarmi con un mazzo di fiori in un giorno qualunque. Beh, infatti, non ci vuole sempre, diciamo, la scusa, tra virgolette. Comunque, ci fermiamo per qualche minuto di pausa e poi ritorneremo con altri problemi inerenti alla coppia. A tra poco.